Avrete notato che ogni tanto adesso abbiamo rispolverato l'argomento serie televisive, perché ci sono delle cose che vale la pena rivedere, magari a distanza di molti anni. Di recente abbiamo parlato di una delle serie televisive più divertenti di sempre, Vita da strega. Quindi adesso dobbiamo per forza spendere qualche parola per l'altro grande mito della mia infanzia e adolescenza, penso anche della vostra infanzia e adolescenza, cioè le Charlie's Angels, che consta della bellezza di 115 episodi spalmate su ben 5 stagioni girate tra il 1976 e l'81. In Italia, come al solito, arrivavano un po' dopo. Le tre investigatrici private più belle d'America lavorano per il misterioso Charlie Townsend, questo ricchissimo, proprietario dell'agenzia investigativa in questione, del quale sia i telespettatori che gli stessi angeli, perché così sono chiamate le tre fanciulle dal loro capo, ignoreranno sempre il volto. Mediante uno speaker che all'epoca sembrava chissà che cosa, adesso banale, normalissimo, viva voce, Charlie assegnava i casi alle fanciulle. E a Bosley, il dolce, simpatico, un po' imbranato, ma in realtà bravissimo, collaboratore di Charlie. Peraltro l'unico a conoscerlo di persona sul serio, no? A differenza delle ragazze. Azione, sparatorie, inseguimenti di criminali sgominati da queste tre splendide investigatrici, qualche volta un po' di dramma anche. Notevole, mi ha sempre colpito tanto l'alchimia tra i personaggi, il fatto che sono colleghe le tre, ma sono anche amiche, quindi rapporti belli, rapporti freschi, spontanei. Questa è la sceneggiatura e il copione, però pare che anche le attrici tra di loro fossero amiche davvero nella vita reale. E quindi diciamo che questo spesso è il segreto del successo di certe dinamiche sul set, certe dinamiche positive riuscite. Mi pare che anche Jennifer Aniston e Courteney Cox di Friends siano grandi amiche nella vita, quindi è una cosa che si ripete. Tornando alle nostre Charlies. Ho letto da qualche parte che le femministe ai tempi snobbavano questa serie dicendo che erano troppo belle, troppo stereotipate. A me questa cosa sinceramente fa ridere, perché in realtà credo che i loro personaggi, le donne detective, indipendenti, autonome, brillantissime, sempre in grado di mettere al loro posto i delinquenti, abbiano fatto di più per la causa della parità tra i sessi, di quanto abbiano fatto tante vuote parole cariche ammantate di ideologia. Probabilmente le femministe ce l'avevano con queste tre semplicemente perché erano troppo carine, troppo belle. Del resto, per infiltrarsi e condurre indagini varie sotto copertura, delle racchie non è che avrebbero fatto proprio la stessa figura. Vabbè, al di là delle battute, la morale è che si può essere bellissime e femminilissime anche impugnando una pistola o sfoderando le arti marziali. Quindi delle Bond Girls, no, ma senza James Bond, perché queste tre fanno tutto da sole. Quindi non è male. Poi le loro capigliature, questo mito, sempre perfette anche nel bel mezzo di una sparatoria, bellissimo, il mito di tutte noi bambine. Gli angeli sono sempre stati tre, cioè i personaggi. Però i personaggi e quindi le attrici che si sono avvicendate in totale sono sei. L'unica sempre presente è la mia preferita, Kelly Garrett, la bruna con i capelli mossi. La più famosa invece è di sicuro Jill Monroe, che è interpretata da Farrah Fawcett, che non c'è proprio bisogno che vi ricordi chi era. La quale Jill però dura soltanto la prima stagione, per essere sostituita da quella che da copione è la sorella, Chris Monroe, la biondina. Però Jill torna saltuariamente nella terza e nella quarta stagione, appunto in visita alla sorella, per cui c'è qualche episodio in cui gli angeli alla fine sono quattro, anche se stabilmente sono sempre tre alla volta. La Fawcett credo che abbia lasciato il set per ragioni un po' di malintesi di contratto, che è un classico, e un po' per la gelosia del suo allora marito Lee Majors, che tutti ricordiamo come l'uomo da 6 milioni di dollari, altra serie molto molto fortunata, però un po' datata e inguardabile adesso, se devo dire. A proposito di questo, se l'uomo da 6 milioni di dollari e il telefilm gemello, la donna bionica, sono un po' strani da vedere adesso, perché ci sono troppe implicazioni tecnologiche che oggi ci fanno sorridere, le Charlies invece no. Come appunto Vita da strega o Hazard, del quale parleremo prossimamente, sono un po' senza tempo, cioè sono al di là dei vestiti, delle macchine, di qualche cabina telefonica che adesso non c'è più, però al di là di questo sono tutte storie che possono piacere benissimo anche ai ragazzini di adesso. Quindi fategliele vedere queste serie, questi benedetti telefilm anni 70-80, perché è tutta roba sana, perfino educativa. Mentre nelle serie dagli anni 90 in poi c'è sempre qualcosa di un po'
po' inopportuno, di forzato, che ne so. Qui invece no, qui va bene dai 6 anni in poi, fantastico. L'ambientazione è sempre Los Angeles, salvo rari episodi girati altrove e salvo l'ultima serie che, come al solito, siccome cala un pochino il tono, trame un po' riciclatine, però meno che in Vita da strega, e l'ha trovata tutto sommato carina del secondo ufficio di Charlie con base alle Hawaii. Botta di vita. Comunque, insomma, un mito inarrivabile. Era l'epoca di tanti altri telefilm a base di investigatori, di detective privati. Loro erano diversi, intanto per la trovata del terzetto femminile e poi perché alcune delle storie sono proprio belle come trama. Sono 45 minuti di episodio. E poi ogni tanto gli angeli si innamorano. C'è due angeli, un amore con Kelly e Chris innamorate dello stesso uomo, che era poi l'attore dell'uomo di Atlantide. Tanto per ribadire che le facce che giravano erano sempre le stesse. E poi c'è un risvolto di questa puntata doppia drammatico, ma non ve lo rivelo. Non perdo neanche un secondo a parlarvi dei film girati a distanza di anni e che hanno usurpato il nobile titolo di questa fantastica serie. Alla prossima storia.